Formazione tipo per Di Fabio, che può contare sul rientro di Sanseverino sulla corsia di destra. Torna titolare a centrocampo Croce a far coppia con Loviso in avanti. Fagioli a sostituire lo squalificato Sbarbati. Ancora in emergenza la Recanatese, che dopo il Covid in settimana ha perso Brunetti e sbaffo per infortunio. Il tecnico Giampaolo si presenta al comunale con il 3-5-2, in difesa Donzelli, in avanti Ceppera con l'ex Teramo Piccioni, dirige Gemelli di Messina. In un pomeriggio molto freddo e caratterizzato dalla tanta pioggia scesa per l'intero arco della gara, il primo a scaldarsi è Natale, pronto a intercettare un colpo di testa ravvicinato di Pera da punizione d'angolo. La sfida è molto equilibrata in avvio e i nero-verdi, oggi in maglia bianca, si affacciano in avanti per la prima volta al 20° quando De Giglio dalla destra pesca Di Ruocco, che non si fida del tiro a volo, e la sua conclusione viene murata dalla difesa leopardiana. Al 25° si levano le proteste degli ospiti quando Piccioni va giù al limite dell'area, ma per il direttore di gara non c'è fallo e fa proseguire. Sotto una pioggia battente alla mezz'ora è ancora Di Ruocco a provarci dopo una ripartenza veloce, ma il tiro dell'esterno sinistro finisce abbondantemente alto. Si fa preferire ancora la squadra di Guido Di Fabio, che al 34° con lo specialista Loviso scalda i guantoni a Santarelli, che si rifugia in corner. Continua a premere il Castelnuovo, che mette la freccia al 39°. Punizione ben calciata da Loviso. Sul primo palo irrompe Terrenzio, che di testa sul secondo palo trafigge Santarelli. Per il capitano il primo centro stagionale. 5 minuti dopo prova ad allungare la formazione di casa con Croce, che dalla distanza impegna in due tempi Santarelli, e poi Fagioli rischia il secondo giallo per fallo sull'estremo ospite. Sul finale di tempo brivido per i locali quando Pera, non il più alto, di testa in area di rigore per poco non pareggia il parziale. Il secondo tempo riparte con un giallo in area di rigore abruzzese quando il direttore di gara concede giustamente il rigore ai marchigiani per fallo di mano di Terrenzio, ma l'assistente Cadorna di Catania aveva in precedenza alzato la bandierina segnalando una posizione di fuorigioco. Ma la Recanatese rientra da grande dagli spogliatoi e impatta il risultato al 6°. Lancio illuminante di Pera, che vede con la coda dell'occhio l'inserimento di Pezzotti, e per l'ex Pineto il gioco da ragazzi infilare in uscita Natale. La gara vive una fase spezzettata del gioco, ma al 20° il Castelnuovo a farsi vedere in avanti con Fagioli, che schiaccia verso la porta, ma la gioia del gol gli viene negata da Raparo ben appostato sulla linea. 3 minuti e Croce da calcio piazzato impegna Santarelli alla parata in 3 tempi. La Recanatese non ci sta ed è il neoentrato senigalliese a farsi vedere in avanti dopo un cost to cost per vie centrali, ma il suo tiro è messo in angolo da Natale. I giallorossi hanno la più nitida occasione per passare in vantaggio a Compera, il più lesto di tutti ad approfittare di una sponda di Ferrante, ma Natale salva immolandosi sull'ex Matelica. Ma a differenza della gara contro il vasto Girardi, Loviso e compagni non si scompongono e prima vanno vicino al gol al 38° con Fagioli, che in tuffo colpisce il palo. Poi trovano il gol vittoria 3 minuti più tardi con Croce. L'ex Chieti raccoglie l'assist al volo di Di Ruocco e infila Santarelli per la gioia dei pochi addetti ai lavori di Fede Neroverde presente al comunale. Nei minuti di recupero vano l'assedio verso la porta avversaria dei marchigiani, che come il campo basso cade per la prima volta in campionato a Castelnuovo, ora nuovamente in vetta dopo il pari del Rieti a Castelfidardo. Noi ci tenevamo a fare bene perché, proprio perché dentro le more amiche, pur facendo delle buone prestazioni, magari avevamo commesso degli errori e li avevamo pagati a caro prezzo. Oggi memori di quello, anche se sul primo gol sicuramente qualche errorino è stato fatto, però la differenza è stata che questa squadra ha voluto fino alla fine voler vincere la partita, nonostante dopo il pareggio loro la Recanatese si era fatta molto più intraprendente, quindi si stava anche soffrendo, però devo dire che poi i cambi effettuati hanno riportato la partita su certi binari e la squadra ha voluto vincere. Io ci credo in loro, quindi è normale che poi l'allenatore deve fare una formazione, però deve poter contare anche su tutto il resto. E non solo quelli della panchina sono sicuramente stanno sul pezzo e non vedo l'ora di entrare per il loro contributo. Quello che mi dispiace e cui voglio dedicare questa vittoria sono quelli che sono andati in tribuna, perché questo gruppo non merita, non meriterebbe nessuno andare in tribuna per come si impegna nel lavoro durante la settimana. Sapete benissimo che siamo stati falcigliati dal Covid, più di 10 giocatori, e la mia preoccupazione era quella appunto di presentare una squadra a livello organico pronta. Ai ragazzi effettivamente non posso rimproverare nulla perché hanno fatto una partita
tosta, una partita viva, sono stati sempre dentro la partita, non hanno mai mollato. Nonostante siamo andati in svantaggio il secondo tempo, poi è uscita ancora di più perché sull'1-1 credevo che la squadra potesse anche portarlo a casa il risultato. Abbiamo avuto diverse occasioni. Il Castelnuovo ha grande entusiasmo, ha grande voglia, entusiasmo, sta facendo benissimo, conosco benissimo l'allenatore Guido Di Fabio e sono contento perché ho giocato anche con lui. È una persona umile, è una persona che sa di calcio. La partita è stata bella perché è stata viva, è stata combattuta fino alla fine. Poi l'episodio effettivamente poi ti porta o a vincere o a perdere la partita. La partita è stata condizionata appunto da episodi a favore del Castelnuovo, però la prestazione della mia squadra è stata di livello superiore.